10 palloncini contenente tutte le tipologie di negozio della mia città, dal frutta e verdura al negozio di alimentari, supermercati, abbigliamento, ferramenta, negozio di giocattoli e chi ne ha più ne metta. Ascoltami bene, Joe, il tuo compito è prendere uno di questi palloncini con questa pistola a cui abbiamo aggiunto una piccola punta. Quando vuoi puoi andare, prego. Attenzione ragazzi, vediamo. Cioè, ha bucato il muro. Secondo tentativo, speriamo questa volta vada meglio. Ti prego, prendilo, dai. Ma quanto è scarso! È una cosa incredibile. Cioè, raga, è da mezz'ora qua che prova a sparare, non ne prende mezza. Però su forte ne sono bravissimo. Sì, su forte, dai, dai. Speriamo che sia la volta buona. Sei vicinissimo, dai, sì, ti prego, dai. Prendilo. Vale, vabbè, comunque sì, sia, non ha visto il contenuto, infatti è incartato. Andiamola a vedere insieme. Joe, la tua challenge di oggi la svolgerai in un negozio di musica. Sono un cantante nato. Ok, ok, non parlare più, andiamo. Siamo ora all'interno del negozio di musica. Abbiamo appena posizionato qui un cerchio rosso, o meglio, una specie di cerchio. Il tuo obiettivo sarà riempire questo cerchio fino a quando puoi. Tutto quello che inserirai all'interno del cerchio te lo comprerò. Ma facilissimo. Oh. Vediamo. Quando vuoi puoi iniziare. Via, let's go. Attenzione ragazzi, ha cominciato la sua avventura. Prima cosa, PlayStation 4. Perché dovete sapere che non è solo un negozio di musica, è anche un negozio di elettronica. Anche la Switch. Complimenti. Attenzione, perché non deve toccare la striscia rossa. Se tocchi la striscia rossa non ti compro più niente. Quindi fai attenzione. Perfetto, un flauto. Allora, questi di qua, pure se sono per bambini, ma io prendo tutto. Quando paga 30, prendiamo questo che non so neanche che cos'è. Lui sta continuando a mettere le cose all'interno del cerchio e ancora non mi sembra che ci siano cose che tocchino. Quindi è ancora attiva la challenge. Che cosa sta prendendo? Cose di musica. Va bene, fantastico, grande. Una pianola, vai. Tranquillo, tanto pago io. Lo sai, Crazy, mi voglio spingere oltre, quindi prendo una chitarra. Vuole mettere una chitarra all'interno? Attenzione, attenzione. Devi muovere prima delle robe, perché sennò te lo dico, perdi tutto, eh. E poi questa chitarra costa 1000 euro, quindi io non credo proprio, costa 69,90. Vabbè, lui va, lui prezzi. Attenzione a muovere. Attenzione, signori, la chitarra è anche tua. Manuali di musica. Bello, sì, io sono musicista nato, un musicista nato, cresciuto. Ho capito. Oh, oh, una pistola, una pistola giocattolo, sì. Vai, vai così, già, tranquillo. Un'altra pianola. A chi la regalerai? A mio cugino. Auto, oh mio Dio, costa 1000 euro per questo. Costa 10 euro il flauto. E vabbè, due zeri in più. Un'altra pianola per dove va, sì. Ma cosa se ne fa di tutte queste pianole, vorrei capire. Questa, oh, è la mia. Attenzione, no. Attenzione, attenzione. Vai, seconda parte di negozio. Speriamo che c'è la mia canzone preferita. Ah, sì, si qua sta spostando anche ai DVD. Ma così pochi. Ma questi sono degli anni 80. Ma sì, dai, sono DVD vintage. Vabbè, sì, tanto paghi tu, credi. Vai tranquillo, Gio. DVD, CD, vabbè. Dai, vai. Sì, vai tranquillo. Va bene, che poi ti cadono. E qua paghiamo la roba rotta. Attenzione nel posizionamento, Gio. Se qualcosa tocca la linea rossa, tu perdi. Tu perdi tutto. Non ti compro niente. Oh, non la tocca. Non la tocca. Rendiamo le cose molto più difficili a 2 minuti a partire da ora, dopodiché la challenge si concluderà. Se no qua domani mattina. Vai, sì, intanto ci sono 1 minuto e 40, vai Gio. Questo bellissimo. Bellissimo, vai, vai così Gio. Questo, sì. Sì, giocattoli per bambini, ti divertirai, sì, un sacco, vai. Una trombetta, oh mio Dio, costa 2000 euro. Costa 5 euro. 30 secondi rimasti, Gio, 30 secondi, solo questo, 30 secondi. Sì, sì. Vai, una batteria. Una piastra per, una piastra, sì, per, sì, 20 secondi. Vabbè, devi riuscire a mettere. Sì. No, non è una bella idea, non è una bella idea, no, te lo dico. È, non è una bella idea, non è una bella idea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, un libro di musica. 3,
Stop, quanto... suona la sveglia. Guarda qui quante cose, sono ricco. La chitarra di 1000 euro, un tamburo di 8000 euro. Hai completato la sfida, complimenti, bravo, bravo, sei stanco. Ma no, no, l'acqua no, direi. Ora però è il momento di controllare se qualcosa tocca la striscia rossa. Controlliamo, allora, qui non mi sembra. Ok, neanche qua, no. Oh, attenzione qua. No. C'è perfetto, perfetto. E anche di qua mi sembra che non c'è niente, visto? No? Complimenti, complimenti. La fate, raga. Signori, può comprare tutta questa roba. Salve, compro tutta quella roba, quanto le devo? Guarda, io il conto compreso è solo 1500 euro. 1500 euro, perfetto. Allora io le pago con carta. E se lei paghi tutto con carta, grazie mille. 500 euro, cioè, mamma mia, complimenti Gio, non è che dici poco, no? Già da Gio ha speso una bella cifra nel negozio di musica. Ma attenzione, ora tocca a te. Qui c'è la tua pistola finta, devi colpire uno dei palloncini e scegliere il tuo negozio. Attenzione signore e signori, vediamo come succede. Wow, ce l'ha fatta. Andiamo a prendere subito il bigliettino. Vado subito ad aprirlo per vedere cosa c'è. Speriamo bene. Cosa vuoi che ci compra in un negozio di cinese? Un negozio cinese, ragazzi. Giada farà la sua sfida in un grande mercatone cinese. Sei contenta? Perfetto, siamo appena arrivati al grande mercatone cinese. Ascoltami bene perché potrai comprare tutto quello che vuoi, ma se lo riuscirai a tenere con la mano. No, vabbè, molto semplice. Però una domanda, Cristina, ma quanto tempo? Beh, questa è una domanda più che legittima. Ebbene, Giada, ti presento la... Volevo dire, ti presento la ruota del tempo. Oh, fantastica, posso girare? Vai, gira la ruota, okay. E scopriamo quanto tempo hai per prendere gli oggetti. Oh! Sì! Ma in realtà sono 30 secondi, ma cosa ci compro con 30 secondi? Aspetta, no, ma allora ora ci spieghi perché hai urlato. Mi sembrava che era un'ora. Sì, tranquilla, in 30 secondi puoi riuscire a fare veramente tanta tanta roba. Quindi entriamo e andiamo a vedere quello che riesci a comprare. Andiamo. Giada, sei pronta? Ok, sono pronta. Ok, 3, 2, 1, 30 secondi a partire da ora. Ok. Devo trovare intanto una batteria. Perfetto, perfetto, perfetto. Assistendo il primo oggetto. Questo è perfetto. Ok, uno scotch. Perfetto. 21 secondi, hai poco tempo, eh. Prendi tutto, prendi tutto, okay. Muoviti. 17 secondi, o nulla off. Fantastico. Non ti deve cadere niente, non ti deve cadere niente. Palloncini poi, quanti palloncini? 10, 9, 9, 9 secondi, 9 secondi. 9 secondi, uno spazzolino, vabbè, ma tutti vai. Anche questo, vai, prendi, 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 cosa è cazzo? 2, 1, ferma, ferma, ferma. Va bene, tieni a buono, ferma, ferma. Ok, allora. Avete ascoltato attentamente questa clip? Praticamente a dei signori dietro di noi sono caduti delle robe. E a un certo punto è intervenuta la proprietaria del negozio, che ci ha detto: no, 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 non registrate, non fate niente, fermatevi. Perché appunto credeva che gli stessimo vandalizzando il negozio. E quindi praticamente poi siamo usciti. Questo è quello che è successo dopo. Oh, la signora tipo, no, no, non mi pare, no. No, tipo ci ha fermato. Praticamente la signora ci ha fermato. Ok, prendiamo questi. Quanto viene? 13,90. 13,90, pago con carta. Veramente scarsa Giada, cioè in 30 secondi poteva prendere tutto. Ho preso 13,90, cioè 13 euro di roba, ok. Con tutta la roba che poteva prendere ho preso le cose che non mi servono, cioè... Io dico, ma con lo scotch cosa ci posso fare? No vabbè, ma comunque a certo punto, per fortuna avevamo già finito la challenge, è intervenuta la signora, che giustamente ha detto che sta succedendo, perché tra l'altro al signore dietro era tipo caduta qualcosa. E quindi ha detto, si è preoccupata, gli sembrava che gli avevamo rotto un negozio. Comunque no. Complimenti, 13,90 euro, 14 euro comunque di roba, brava. La vera domanda è: che cos'è sta cosa? Se qualcuno sa che cos'è, lo scriva nei commenti, vi prego. Ah sì, giusto, ci siamo dimenticati questo. Ecco. Un hula hoop, questo è molto interessante. Sì. Guarda che sono brava, guarda, guarda. Ma sembra... Fava, ora è il tuo turno. Quindi ascoltami bene. Qui
invece uno shake con tre bigliettini all'interno: triangolo grande, triangolo medio e triangolo piccolo. Questa sarà la mia fortuna. Per la prima volta faccio spendere soldi a Cresi. Così spende soldi, mi compra tutto quello che questo vuoi. Questo lo vedremo, questo lo vedremo. Allora, quindi per essere fortunato devi scegliere il triangolo grande. Ma stai zitto, dai. Ma ti devo spiegare la chat? Gli voglio far spegnere soldi oggi. Vabbè, comunque sia, le regole sono sempre quelle di prima, come ha fatto Joe. Quindi vai pure, pesca senza guardare, vai. Vabbè, tanto sono fortunato, quindi. Dai, vai, tranquillo. Ho pescato. Vai, dammi pure il bigliettino. Qui c'è il bigliettino. Signori e signori, io intravedo già, in realtà intravedo. Ah, Favarigna, il tuo triangolo dove andrai a mettere tutti gli oggetti che ti comprerò. Questo è quello grande, scommetto. E quello piccolo. No, ma non è possibile, non è vero, ogni volta. Bro, devi mettere tutti gli oggetti in questo triangolino qua. Ma stiamo scherzando, non stiamo scherzando. La challenge inizia adesso, vai pure alla ricerca del tuo oggetto. Cosa devo prendere? Puoi riempire il triangolo in 3, 2, 1, via! Attenzione, allora, signori! Intanto prendiamo questo perché mi serve assolutamente. Attenzione, ha preso il telefono. Ok. Questo qua lo regalo a mio fratello. Perfetto, una bella chitarrina. Aspetta. Qui bisogna stare attenti. Attenzione, no! Ce l'ho fatta! Questa valigetta sarà per mio padre. Ok, posizioniamola, aspetta, precisamente. Stai attento. Attenzione. Non cadere, no. Aspetta. Tiene. Vai, ragazzi. Ok, prendiamo. Un telecomando per mia nonna. Così, per la sua nonna. Ok, perfetto. Reparto. Dai, forza. Questo è per mio zio. Ok, vai. Un caricatore per batterie. Vai, tutto. Attenzione, piano. Calmo. Non cadersi tutto, eh. Aspetta. Da un momento all'altro. Questo è per mio cugino. Ok. Questo è per mia sorella. Vabbè, raga. E poi, vabbè. Non cadere. Ok. E questo è per lui. Aspetta, posso mettertelo io questo? Sì, lo metti. Ok, più. Piano. Ok! Oh! Sì, ci siamo! Allora, per me ci possiamo fermare qua, perché... Come? Ho già speso tanto, secondo me. Ma come? No, va bene qua. Ma no, si ferma così! Sì, io speravo che ci cadesse tutto, ma come ti... E ho vinto! Mi voleva fregare a me! Un telefono da 499 euro. Telecomandi costano 13 euro ognuno e sono 1, 2, 3 e 4. E siamo a 551 euro. Questo giradischi... Scusi, quanto costa il giradischi? Giradischi 100 euro, 99 euro, quindi siamo a 650, carica batterie, 665 e poi basta, non c'è più niente. Bavarigna, 665 euro. E io in confronto a Joe, io farò dei regali ai miei parenti, perché non è tanto vabbè, mia nonna e mia zia. Si è preparato per il prossimo Natale, quello per suo zio, quello per suo cugino, quello per il parente, quello vabbè.